tutti ragazzi, sono Luca 29 e Fedecraft e benvenuti in questo nuovo episodio della serie su Dark Souls. Allora, io sono sempre più raffreddato, abbiamo appena battuto il Cavaliere Nero, quindi giustamente ci andiamo a prendere ciò che ci ha lasciato. Io non so cos'è perché non l'ho mai battuto. Mi pare sia quello di Pedrabuco. Come mettiamo? A cosa serve? Aumenta la diff quando i PV scarseggiano. I PV che si utilizzano. Vabbè, sempre meglio di me. Abbiamo preso l'armatura di un non buono. Ah sì, ce l'ha droppata. Vabbè. Ce l'ha droppata uno. Allora, qua c'è una bella trappolozza, mo. Guardate un po'. Ah, ecco, che trappolozza. Vedete qui? Ecco, quello è un barile maledetto e là dietro c'è uno. Strano. Non l'avrei mai detto. Io ci sono pure morto, no? Pensa che intelligenza artificiale. Ok. Allora qui diciamo viene a emerge il secondo mistero di Dark Souls, che è quello di Havel la roccia. Qui, che si trova porta, dentro questa porta che potrete aprire quella, non succede niente. Solamente con la chiave universale. È un nemico piuttosto ostico perché comunque ha un'armatura potente. Sì, è molto difficile. È più difficile del Cavaliere Nero. Diciamo che possiamo dire che la sua armatura è quella più forte del gioco. Quindi immaginate, diciamo, quando sarete ben preparati, come faremo poi successivamente anche noi, lo andremo a battere. Ci tromperà l'anello di Havel e ci darà anche un bel po' di anime. Quindi, l'anello di Havel, appunto. Quindi state attenti, lo sconsiglio vivamente di andare. L'anello di Havel aumenta il carico massimo. Ah, qui comunque c'è una. Non so come si chiamano in realtà. Sarà però un affaretto della titanite. La titanite è un materiale. Questo qui è proprio quando se lo prendo. Non lo prendo mai. Ecco, là. Guarda. Non lo prendi. No. Ma guarda. No, non lo prendi. Oh. Proprio ma gli fai un fottio di danni. Ma sta rotolando. Oh. Oh, allora ci dà, ecco, la titanite che serve per potenziare le armi. Sì, vabbè, poi non è che ci sono vari tipi di titanite. Sì, poi ti conviene bene che ce l'ha tutto mezzo a metà la vita. Mamma taglio. Vabbè, sì. Allora, adesso sorge il secondo boss. Il demone del toro. Che non è facile, ve lo devo dire. C'è una tattica. Vogliamo utilizzare quella cosa lì, la resina. Sì. Così lo famo subito. Allora, in teoria prima dobbiamo. Allora, un consiglio è prima andare a uccidere questi due cecchini. Arcieri qui. Vabbè, io sono abituato ai cecchini. Perché vi lanceranno le frecce mentre voi state. Non è consigliabile mentre lottate farvi lanciare le frecce. Oh, attacco della vita. Ecco, muore. Ok, ora preparatevi perché questo demone è un. Capra. No, quello è troppo. Quello lì è dopo. È il demone del toro. Cioè, proprio. Allora. Noi siamo. No, potevi aspettare. No, vabbè, sì, sbrigate però. Ecco, là è compare, guardate 3, che 2, cos'è. 1. Io ci sono. Olè. L'ho tipo odiato questo boss perché gli ho messo una vita. Allora, il trucco per ucciderlo è salire su questa scaletta e fare l'attacco da pesante. Non aspettate troppo quando state qui sopra perché lui salta. Ecco, guardate quanto ci abbiamo levato. Con la resina si toglie molto di più. Vai. Ah, con questo demone è possibile anche passare di sotto. Che è molto buono. Perché è più alto rispetto. Infatti io a quello precedente cercavo in vano. Guardate normalmente quanto li togliamo. Vai. È morto. Complimenti. È stato molto facile. Bello discorso. Allora, vabbè, naturalmente non abituatevi a questa velocità di battere i boss, sì, perché poi man mano veramente diciamo che da Norlondo in poi sono impossibili. Ma pure prima, prima. Vabbè, ad esempio, che lag è difficile. Che lag, la città di Fari, diciamo, è molto difficile. Vabbè, giusto che lag, gli altri sono facili, dai, il demone capra e il coso, quello dei ferri pure è facile, l'ho battuto io, dai. Allora qui. Allora abbiamo. Questo è quello. Vabbè, prego. Io sono la guida e parlo io. E allora, io sto zitto, il canale è mio però.
qui, vabbè, parliamo un po'. Vai, vai prima da coso. Allora, da qui innanzitutto abbiamo tre vie, tre, due. Sì. A destra c'è una portet che però non si apre. Che apriremo in seguito. Sì, apriremo in seguito. Se mo non vogliamo spoilerare. Sì. Qui andremo, è dove dovremmo andare. Però un consiglio però, è prima andare qui. Appunto qui. C'è il personaggio più bello della sì. vita, ovvero Soler di Astora. Che è quello che ci aiuterà in vari boss. Beh, è il, quello, sì, ce ne so vari, però sì, lui è quello più bello. Ecco. I am Soler. Ma se noi non ci parliamo non ci aiuta. No. I get that. Agagaga ha detto, ricordate che se ci è ovviamente si è lodato questo. I have a... Ho una proposta, sì. Oh, no. Lasci di parlare due volte. So what is... vabbè, sì. This pleases... cioè, da, la pietra bianca che serve per appunto essere, diciamo, per essere evocato. Ah, ok. Sì, sì, vabbè, sì. Alla pietra bianca. Porca vacca. Sì, io la metto qua. Lasciamo segno di evocazione e se... E se ho fortuna, diciamo, si viene evocati e quindi aiuterete gli altri, altre persone a battere. E vabbè, ma mentre noi giochiamo, se ci evoca qualcuno? No, dobbiamo per forza mettere la pietra bianca, perché vabbè, non si possono evocare normalmente. Ah, ok. Qui, qua, adesso io consiglio... verrà levata un fottio di vita, no, quindi guarda, non so. Io consiglio di fare così. Perché passa un drago incredibile. Ecco. Che è una livella per un drago, so. Ok. Ecco. Sì, è quello di prima. Appunto. Anche adesso noi, se andiamo dritti, cioè non mi ricordo come si chiama. Però diciamo che andato. Io una volta ci sono andato e apre tipo una scorciatoia per il posto in cui dovremmo andare. Ah, vabbè. Quindi alla fine ci potrebbe pure provare. Sì, ma io ci ho messo un sacco di tempo per. Ah, qui è, comincia la difficoltà. Allora qui anche dovete innanzitutto essere... andiamo a fare la cosa più importante. Ecco, girate a sinistra perché qui c'è un trucchetto. Qui calciamo e guardate la dove torniamo. Torniamo qua sotto. Torniamo al falò precedente. Perché sennò fare tutta quella strada è un suicidio mentale. Qua. Io le prime volte che ci giocavo non l'avevo mai vista quella scala, quindi sono sì. Allora, avanzi a vitalità, almeno uno lo dobbiamo fare. Okay. Direi così. Ok, va, no, forza, se ce mi arriva 24. Ancora ci vuole 9 di forza. E ritorniamo. Non attira quelli. Ma che sì. Ma io tornerei. No, vabbè, non conviene tornare qua. No, che serve. Allora io questo pezzo non lo faccio perché lo odio, diciamo. Io, che io no, è proprio questo, guardate, è un pezzo veramente difficile. Qui, va, quindi lo lascio fare a lui che è un po' più esperto di me, quindi. Quando si ha le prime armi questo pezzo è veramente una. Cioè, vi giuro che andando avanti è più facile guardate rispetto. Guardate qui come cazzo. Cioè. È più facile rispetto a questo, quindi fidatevi. Guardate. Ah, e là dentro c'è una trappola. Là dentro ci sono i topi che la il 99,9% delle volte vi avvelenano. Ecco, vai, buttalo giù questo. Vai. Adesso che cadi pure te. Guarda lì, guarda come sta. Guarda lì. Poi dite che non è fatto. Guarda lì, sono attacco. Allora, ora qui il trucco, anche se diciamo un po' lento, è quello di attirarli uno a uno verso fuori. Sì. Per forza, calma. Vabbè, però qua c'è un po' più. Falli fuori da là che cadono. No, non posso cadere. Vai. O almeno aspettare che facciano il loro attacco. Calma. Vai. Sono molto deboli naturalmente. Sì, due colpi e vanno. Che però ne hanno 20 anni, meno. A volte danno le umanità però. Ah, e per questo mi sa che la dà forse. Ma non è sempre detto. Attento. Ok, dopo che ha fatto la troia. Se vi avvelena siete fottuti. Perché diciamo che l'avvelenamento dura tanto. E poi il muschio purpureo che serve a togliere l'avvelenamento non si trova all'inizio del gioco. Allora ora qui se. Allora... Vabbè. Qua vedete le scale, se le salite c'è un altro cavaliere lì. Io non mi conviene perché è tosto. Ok, questa è la chiesa dei non morti. Okay. Che bellezza proprio questa zona, vero? Vai.
Vedo se muore. Qui è difficile perché il palo è molto distante. Esatto, ecco. Oh, allora, guarda che amicone che ecco, c'è. Quello lì non lo dovete battere. Beh sì, almeno per ora. Per ora no, però, cioè, se lo battete a volte vi dà un elmo, che è molto potente, sì. Diciamo, protegge molto. E diciamo che si può aprire anche una scorciatoia, però. Oddio mio. Quando diciamo superate questo pezzo, se andate dietro quella cosa lì. Quelle sì, mura là, sì. C'è una leva e io apro la scorciatoia. Quello sta bene. Vabbè, fai fuori prima quelli lì. Le faccio uno a uno. Mo ce n'hai uno a destra, mi sa. Vabbè, non mi sa. Sì. Che cavolo. Vai. No! Vabbè, questo. Tam, tam, tam. Esatto. Allora, preparatevi perché l'87 è un numero che è ricorrente. È per questo. Questi sono maledetti, questi con ste lance. Sono più forti che quelli delle spade. Questo che modo arriva quello, Bravo. Brigate. Cosa è successo? Vattene da qua. Allora, qui. Vabbè, attenti ai cecchini, mettite. Aspetta, no, non ti conviene perché quello qua ti butta giù. Quello va giù. Ok. E pensavo che faceva l'attacco. Sono resistenti. Questa questi sono lenti. L'unica cosa buona. Ecco, però gli fate un danno. Vabbè, ma non toglie lo scudo. Ma aspetta che fa la okay. Scappa. Ok. In questo caso scappate. Scusate un attimo, io vado a rispondere. Continuo a te. Sì. Ma no! È l'unico modo per comunque per sconfiggere questo. Che cos'è? Un cinghiale, ecco, è attaccarlo da dietro, perché dietro non ha l'armatura. Però. Quello non mi segue. Continuiamo. Qui. Ok, eccomi, dove stai? Ah, vabbè. Qui ci sono dei non morti, semplicemente. Che però fanno questo attacco qui. Comunque bisciottiamo. Questi sono quelli che abbiamo incontrato. Sì, questi sono i non morti normali. Poi considerate che se ora moriamo noi torniamo al falò di prima. Ecco, tanto che. Oddio! Ne ho accesi due! No! Sì? Ah no, è vero! Tipo uno l'hai stabbato, quello è venuto da dietro e no. Cos'è? Spada leggera spezzata. È molto utile. Vabbè, meglio dell'Elsa di lui. Pensa che uno di questi che so scherzi ma sono agili però. Fanno dell'attacco quello velocissimo che ha. Guarda, questo che ci dà. Anime, chiave misterio a che serve. Ah, questa apre una porta nella chiesa dei non morti che poi vi tanto spiegherò. Tanto potevamo aprire, però mi sa pure noi senza. Ma le chiavi che ti droppano questi, noi le possiamo aprire tutte le porte, anche se non le prendiamo, no? No. Sì, scusa, no. Cioè le porte che c'hai con la chiave, no? Quelle. Serrature base, non tutte le porte c'hanno le serrature base. Ok, il paradiso. Ecco, ok. Madonna che. Allora qui è difficile, cioè, alla fine neanche tanto, però dovete bevi, secondo me ti conviene, cioè 10 fiaschette. Ma che cazzo lo so, però qua c'è quello forte. Vabbè che prima andiamo. Piano. Che questo qui è. Questo è molto agile. Si chiamano i Balder questi nemici e. Vabbè, questo è un po' più forte degli altri. Va ora. Ecco. 72. Questo numero non so perché non mi dice a me piace un sacco. Io invece so fa perché. Schifo. Ma guarda se è un po' difficile di calcio da sinceramente chi ha detto non lo puoi mettere basta backstabato. L'ho backstabato adesso lo so ma non sembra molto no no so, no so, no cazzo di merda ma provi ci sono uno di quelle cose. Da lì sembra di che cosa sta facendo nella sua vita? No, bevi, perché non bevi? Perché non bevi? Perché sono un pro. Vercelli sicuro, però. Ma. Beh, così fa il contrattacco se lo attacca. Ok.
Ok, mi sento, non so perché, ma un'altra, ok. Ok, non è facile. Ma quel maledetto da dove viene? Scusa, questo è molto buono come scudo. Perché appunto? No, neanche tanto, è un po' più forte, vabbè, però. Beh, oddio, in realtà è più forte questo. Ma non c'è quello del cavaliere nero, non è meglio? Sì, ma pesa. A parte no, no. Beh, oddio, in realtà sì. Però guarda che è meglio questo, se ci fai caso, guarda. Allora teniamo questo, se Vabbè. Ok, ma non mi ricordo mai cosa c'è. Dobbiamo andare qua. Se allora che fuori scopo andare lì? Per lo scudo. Qua mi sa conviene andare prima al falò, passiamo quello lì. Cosa? Quello forte, meglio andare prima al falò. Credo di sì. Anche perché se moriamo. Qua è lungo. Vabbè, diciamo che il peggio è passato, si può dire. Beh, mica tanto. Beh, era difficile arrivare a sto falò, oddio, ecco ne nato. Guarda quanto è figo. Non lo voglio stabare, no. Così qui a volte hanno lo scudo di questo qui grande. È più forte. Guarda cosa sta facendo. Vabbè, siamo qui a fissare. Giochiamocela a capo. Dai, non indietro. Ma dai, che te frega? Beh, stabalo. Perché? Pensa ce n'è uno dietro. Ah, ma si gira questo. Certo. Però mi sa più lento, sì, è più lento dell'altro. Sì, perché hanno ma gli ha fatto tutto. Alcuni casino di tanto, vai, è morto, no? Alcuni hanno lo scudo gigantesco, ma no, ci tua. Alcune volte danno la titanite comunque. Però dai, non è molto raro. Ah, allora in questa in questo luogo c'è anche un'arma molto potente chiamata scalabarda. Sì, che nel prossimo episodio andremo a prendere. Ma no, prendiamola adesso. Sì, se poi moriamo qua te vedono quelli, mi sa. No, facciamo così, guarda. Fai piano. Ah, è quella lì, non è quella. Non è quella. Ma è quella, prendila. È questa. Ecco, la è un'arma molto alla potente. Barda, diciamo che ci serve. È la seconda molto. Arma, diciamo, dopo quella che abbiamo. Cioè, la principale sarà questa e la secondaria. Per adesso diciamo che non la possiamo usare. Vabbè, facciamo due livelli. Necessario, cioè serve 12 di destrezza e 16 di dobbiamo fare due livelli in pratica. Alziamo uno delle forze e uno di destrezza al prossimo. Tanto ce l'abbiamo. Sì, sì. Ok, ora qui è una scorciatoia. Se vai sotto però c'era la porca, cos'è quello marchingente? Che non si muove? No, è per aprire la scorciatoia, però non la aprirei perché c'è quello. Ah, poi sale. Certo. Abbiamo qua. Ok. Esatto, pure se ci insegue non è un problema. No, quello lì, c'ero ci stanno quegli altri. Ora muori. Sì. Vai abbiamo. Se no fatte una corsa e vai al falò, non sa perdere tempo. Sì, perché cazzo questi sono. Ma, cazzo, ma aspetta. Vabbè, questi sono fai senza. Ma guarda che strofa. Devi andartene dalle scale, è un po' difficile, mi sa. Aia tua sorella! E vabbè, ma c'è quel coglione lì. Mi sa di conviene bere, guarda che se muori qui. Spazzo. Ma ammazzo io, non ti preoccupare. Questo cade di sopra, male. Allora, tu pezzo di stesso infame che non sei altro. Beh. Mo lo faccio un contrattacco per Sei stupido però, eh! Ammazza da questo, va! Sì. Ok? Andiamo al falò subito proprio. Di volata. Vabbè, io consiglio anche questo di ravvivare la fiamma, perché ce l'abbiamo già. È perché mi sa che nei boss le danno comunque l'umanità. Yay, let's go. Ah, comunque qui c'è anche il primo fab del gioco. Sì, il fab serve per potenziare le armi. Ma non solo, anche per riparare. Sì. Oppure vende anche degli oggetti. Vabbè. Bene ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.